Per commentare questa partita Pillon, allora i complimenti li facciamo con la C maiuscola perché il Pescara è una squadra davvero molto importante. Le faccio questa considerazione, prime tre di campionato in contropiede lasciava tanto spazio agli avversari, difetto scomparso in un amen, complimenti Pillon. Stiamo facendo bene in questo momento, però bisogna continuare a lavorare come stiamo facendo, pensare partita dopo partita, non pensare dove siamo in questo momento perché sarebbe un gravissimo errore. Tutti questi punti che abbiamo fatto perché abbiamo ragionato in questo modo qua, non dobbiamo cambiare modo di ragionare ed essere bravi e con i piedi per terra perché la strada è ancora lunga. Pillon, cosa è cambiato tra quel Pescara a cui facevo riferimento poco fa d'inizio stagione al Pescara di oggi? Sembra un'altra squadra invece solo un mesetto fa. Ah, diciamo che il lavoro ti porta a migliorare, soprattutto se c'è i giocatori che partecipano a questo, nel senso sono molto bravi a attuare quello che cerchiamo di fare durante la settimana e portare avanti un lavoro che è dal 9 luglio, che noi cerchiamo di migliorarci giorno dopo giorno. È quello che ci ha consentito di fare questi passi in avanti. Per questo dico che non dobbiamo assolutamente mollare e continuare su questa strada. Lei chiaramente considera il gruppo fondamentale, però nelle ultime partite sta venendo fuori l'identità della sua squadra e anche le sue scelte, perché lei a questa linea difensiva a 4 non rinuncia con questi uomini, questo centrocampo è intoccabile, lì davanti qualche modifica ogni tanto, ma ora Monachello, Mancuso e Marras credo siano intoccabili anche loro. Ma non c'è nessuno intoccabile, nel senso che adesso stanno facendo bene, giusto anche dirlo, però la strada è lunga, ci sarà bisogno di tutti, perciò tutti devono sentirsi partecipi, tutti i 25 giocatori e prima o dopo arriverà il turno per tutti. Senta, ha 62 anni Pillon, però nel primo tempo o all'inizio secondo, non ricordo bene, davanti alla sua panchina ha fatto 3-4 scatti per andare a protestare su un doppio fallo non fischiato che sembrava avere 26 anni. Ma... Forse l'ambiente, forse stando in mezzo ai ragazzi mi mantiene più giovane. Ogni tanto l'età pesa, però in questo momento mi sento molto giovane. L'ultima, prima di lasciare il tecnico Pillon, sincero Pillon, la classifica dice 18 punti. La piazza sta sognando in grande. Io, baby Pillon, dico che vogliamo andare in Serie A? Vogliamo pensare alla prossima partita che è il Cittadella. Vogliamo andare in Serie A? Noi pensiamo solo a quello. La Serie A ci penseremo quando sarà il momento. Adesso non è il momento di pensarci.